Eder. Mech. Pallister. Tragedia a Fornaci di Barga. Un uomo ha ucciso sua moglie in strada e poi si è costituito. Un tragico evento ha scosso la tranquilla frazione di Fornaci di Barga, nel tardo pomeriggio di lunedì 26 febbraio. Vittorio Pescaglini, 56 anni, ha posto fine alla vita della moglie, Maria Batista Ferreira, originaria del Brasile. In un efferato attacco avvenuto in piena luce e alla presenza di testimoni sconvolti. Secondo quanto emerso, la coppia stava attraversando un periodo turbolento, con una separazione in corso che aveva visto la signora Ferreira trasferirsi a Fornaci di Barga. Lasciando la loro precedente abitazione a Fabbriche di Vergemoli, il dramma si è consumato intorno alle 17:30 in via Cesare Battisti, quando Pescaglini, appostato in auto, ha atteso l'arrivo della moglie per poi aggredirla brutalmente con un coltello a lama lunga. Un testimone oculare ha raccontato di aver sentito urla disperate e di aver visto un uomo in fuga, armato di coltello. Scena che ha immediatamente richiamato l'attenzione e provocato il panico tra i presenti. Dopo il tragico gesto, Pescaglini ha contattato i carabinieri, confessando il proprio crimine. «Ho fatto una cazzata», avrebbe scritto in un messaggio ad un amico prima di costituirsi alle autorità. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti rapidamente i soccorsi del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. La zona del delitto è stata transennata per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi delle forze dell'ordine. Attualmente, Vittorio Pescaglini è detenuto presso la caserma di Castelnuovo Garfagnana, in attesa delle decisioni della magistratura. Questo tragico evento riaccende i riflettori sul fenomeno del femminicidio. Una piaga sociale che continua a mietere vittime e a suscitare interrogativi sulla necessità di ulteriori misure di prevenzione e protezione delle donne. La comunità di Fornaci di Barga, profondamente scossa da questo evento, si stringe nel dolore mentre cerca di fare i conti con la tragedia che ha interrotto la vita di Maria Batista Ferreira in modo così violento e improvviso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.